La protesta dei No Pass arriva anche a Pesaro. Mercoledì pomeriggio prevista una manifestazione alla stazione dei treni. A Fano invece la polizia locale controlla il certificato verde nei locali, ma ancora nessuna sanzione. Vandali distruggono pannello artistico nel sottopasso del Lido. L'assessore lancia un appello ai giovani e annuncia l'installazione di nuove telecamere. Le Marche accoglieranno altri profughi afghani. A Loreto individuato l'ex stabile delle suore Orsoline. Un camion finisce contro il cavalca ferrovia, autista illeso, ma ingenti i danni. Non ci sono pericoli per la stabilità del ponte. Archiviata l'edizione estiva del Carnevale di Fano, dedicata a Dante Alighieri, già si pensa alla prossima uscita invernale. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia, il telegiornale locale che questa sera si apre con il tema del certificato verde che continua a far discutere. Green Pass che serve per sedersi all'interno dei locali pubblici, dal 1 settembre anche per salire sui treni a lunga percorrenza. A Pesaro è prevista mercoledì pomeriggio una protesta del movimento No Green Pass, mentre a Fano i locali, i ristoratori annunciano che aumenteranno i controlli all'interno dei locali. Simona Zonghetti. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù, allora non partirà nessuno. È questo lo slogan scelto dal popolo dei No Green Pass che sul canale Telegram Basta Dittatura ha annunciato il blocco dei treni in 55 stazioni italiane, tra cui quella di Pesaro. La data della manifestazione prevista per mercoledì alle 14.30 non è scelta a caso, infatti il 1 settembre scatterà l'obbligo della carta verde per i trasporti a lunga percorrenza. Intanto per altri locali e attività prosegue la convivenza con il Green Pass ed anzi è già tempo di bilanci. Sì, perché se fino a qualche giorno fa si preferiva stare all'aperto, ora con il calo delle temperature inizia il vero problema. Chi ha la carta verde si potrà sedere comodamente all'interno, mentre chi ne è sprovvisto dovrà coprirsi bene e mangiare seduto fuori. Per qualcuno è una discriminazione, per i gestori dei locali aumenta il lavoro di controllo. Non c'è stato nessun controllo, è andata sempre bene. È anche vero, è stata una bellissima stagione, quindi la gente da noi, essendo un locale molto grande, è stata fuori e non abbiamo avuto problemi. Adesso il problema sarà con l'inverno, con il freddo, quando la gente, la clientela entrerà dentro e controllare tutti se hanno il Green Pass sarà veramente un gran problema. Cioè, uno chiede, ma a volte sai, ti mostrano anche i documenti che non sai neanche se sono i loro. C'è un po' di preoccupazione. Sì, un po' di preoccupazione per l'inverno ce l'abbiamo, siamo sinceri. Per l'estate è stato veramente tranquillo. E in caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente. Se il Green Pass è contraffatto o non coincide con il documento d'identità, si può essere denunciati per falso. Inoltre il titolare che fa entrare qualcuno senza il passaporto verde, oltre alla multa, rischia la chiusura dell'attività da 1 a 10 giorni se la violazione viene ripetuta per 3 volte in 3 giornate diverse. Controlli delle forze dell'ordine in questi periodi? No, ancora non abbiamo avuti, anche perché noi siamo un locale all'aperto, considerato all'aperto, per cui ancora non abbiamo. Il problema sarà quest'inverno quando dovremo fare un po' da controllori per i clienti e chiedere a tutti il Green Pass, sperando che la gente sia, diciamo, educata, che viene a mangiare con una certificazione regolare apposta. Lei appunto non ha degli spazi all'interno del locale, ha paura di avere, non so, un calo di clientela? Beh, è chiaro che un calo di clientela sicuramente ho paura di averlo, perché poi la gente, anche chi ha il Green Pass, magari ha paura di entrare nei locali. Io gli spazi interni sono tutti questi, perché poi d'inverno qui si chiudono tutte le vetrate e diventa un locale chiuso, per cui è necessario, è obbligatorio il Green Pass. Un ristorante che invece non ha potuto lavorare quest'estate per mancanza di posti all'aperto è il Cuciniere. Abbiamo scaricato l'applicazione per eseguire i controlli, ci ha raccontato il titolare che è pronto a riaprire l'attività. Noi siamo un locale dove abbiamo esclusivamente posti al chiuso. Quindi se la regola è questa bisogna rispettarla. Certo è che io quest'estate non ho visto un'estate diversa da quella dell'anno scorso, dove poi in inverno siamo ripiombati in tutto quello che è successo. Mi sarei aspettato qualcosa, cioè un'accortezza diversa. Ho visto che così non è stata, tutti dicono che dovrebbe andare bene perché la gente, la maggior parte, sono tutti vaccinati, quindi incrociamo le dita, noi che siamo aperti solo d'inverno e al chiuso.
E a Fano fino a questo momento non sono state elevate sanzioni. L'assessore alla polizia locale Sara Cucchiarini conferma che gli accertamenti proseguiranno nei locali della città anche nelle prossime settimane. I controlli sul Green Pass si sono svolti durante le ultime settimane in modo abbastanza regolare e comunque coordinato insieme alle forze dell'ordine in occasione della fiera, della fiera di San Bartolomeo. Ci sono stati dei controlli mirati anche in accordo su indicazione appunto della prefettura. La situazione è abbastanza sotto controllo, le verifiche che sono state fatte sono state comunque con riscontri positivi, non abbiamo elevato nessuna sanzione, le persone comunque sono state comunque trovate tutte in possesso del Green Pass, le persone che dovevano esserlo. I controlli continueranno comunque nelle prossime settimane, immagino che comunque prossimamente ci saranno confronti anche di nuovo con la prefettura per coordinarci nelle attività comunque che ci vedranno impegnati per l'autunno, e quindi direi comunque di chiedere a tutti attenzione, il rispetto delle regole e di munirsi di Green Pass per tutte quelle situazioni per cui comunque è necessario averlo. E adesso invece il consueto aggiornamento con il Covid. Oggi è stato registrato un decesso nella nostra regione, si tratta di un'anziana di 91 anni di Iesi. Invece i nuovi positivi sono 46, di cui 31 nella provincia di Pesaro e Urbino. In terapia intensiva c'è un paziente in più, per un totale di 17, mentre in quella semi-intensiva i degenti restano 13. C'è stato un nuovo atto vandalico nel sottopasso del Lido, siamo sempre a Fano, dove è stato rovinato un pannello artistico. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi. Indignata l'assessore Brunori, che oggi ha lanciato un appello sia ai giovani, ma anche alle loro famiglie, e soprattutto ha annunciato l'installazione entro il mese di dicembre di 4 nuove telecamere. Avevano fatto un bel restauro, è un po' di tempo che non passavo di qua e non ho parole, guardi, veramente. Ci risiamo. Dopo l'atto vandalico del luglio scorso è stato deturpato un altro pannello artistico nel sottopasso di Viale Cairoli a Lido di Fano. Le opere realizzate dagli alunni del liceo artistico Apolloni erano state inaugurate il 19 giugno e già in poco più di due mesi si conta un nuovo episodio di vandalismo, ma questa volta ben più grave. Infatti, mentre nel mese scorso era comparsa la parola fiocco incisa sul cartongesso, ieri mattina è stata letteralmente distrutta l'installazione che porta gli ultimi versi di una poesia di Lettale di Elvio Grilli. Che cosa ne pensa di questi sfregi, purtroppo, insomma, giovani che si divertono in modo alternativo? Infatti, purtroppo è quello. D'altronde i controlli non possono essere così capillari. I giovani dovrebbero essere educati a monte, ma questo poi è il risultato. Mi spiace molto perché era bellissimo. E cosa ne pensa? Che è una maleducazione, non un'educazione. Esatto. Di dove siete, posso chiedere? Bologna. Capitano anche nelle vostre grandi città, insomma. Assolutamente sì, purtroppo dappertutto. Un gesto da condannare? Assolutamente sì. Sono cose, i ragazzi non hanno più il senso civico. C'è niente da fare, questo va, io credo, anche insegnato innanzitutto ai genitori, però anche a scuola. Lei cosa ne pensa? No, appena ho visto sto bel lavoro mi sono immaginato che prima o poi succedeva qualcosa di questo genere. Non si riesce a capire sta gioventù, sti ragazzi, cosa ci abbiano per la testa, non lo so. Oltre all'indignazione e alla condanna unanime espressa anche sul web contro gli autori del gesto, l'assessore al decoro Barbara Brunori annuncia tolleranza zero. Non è assolutamente un solo gesto vandalico, ma è un reato a tutti gli effetti. È un reato che va condannato, assolutamente sì. Ad oggi non abbiamo le prove perché purtroppo, ahimè, le telecamere non sono arrivate, non per un'inadempienza dell'amministrazione. Io la prima volta volutamente ho scelto di non installarle proprio per una questione di fiducia rivolta ai giovani. E non solo, perché questo sottopasso fra tre anni verrà riqualificato completamente, per cui reinvestire altri 10 o 15 mila euro di risorse per l'installazione mi sembrava inopportuno. Sono sempre soldi pubblici, ognuno ha delle responsabilità. Poiché sono successi degli episodi,
Allora sono subito intervenuta con gli uffici, abbiamo già fatto una progettazione per appunto adempiere a questo. Naturalmente i soldi pubblici non sono come quelli privati, quindi necessitano di un tempo maggiore, ora che si stanzia, ora che si apre la gara. Per dicembre sarà tutto effettivo, ci saranno le 4 telecamere, la fibra ottica l'abbiamo già passata, per cui siamo a buon punto. Ora il pannello verrà smontato e ripristinato, infatti l'assessore si è già messa in contatto con la scuola che provvederà a rifarlo da capo. Brunori oggi si è rivolta prima a tutti coloro che possano aver visto qualcosa o che abbiano degli impianti privati di videosorveglianza e poi si è appellata ai ragazzi. Proprio dei giovani, ieri mattina, l'hanno contattata per denunciare quanto accaduto inviandole un messaggio. Anche loro hanno provato lo stesso senso di avvilimento che ho provato io, perché si sentono feriti in quanto non tutti i giovani sono in questa maniera e non mi sento di condannarli. Continuo comunque a difendere un buon lavoro che ho iniziato sulla città e continuerò con il loro aiuto. Quindi mi sento di rivolgere un appello anche ai genitori proprio per educare, segnalare queste cose, evidenziarle quanto sta accadendo nella nostra città come atti che non si devono compiere, perché avere cura delle proprie cose, dei luoghi in cui si vive, significa insegnare a vivere. E adesso invece ci spostiamo a Pesaro, dove un camion è andato a sbattere contro un cavalcaferrovia, il conducente ne è uscito illeso, ma sono ingenti i danni provocati allo scatolato sotto il ponte. Ponte, notizia dell'ultima ora, che non ha problemi per la stabilità. Ha calcolato male l'altezza del cavalcaferrovia ed è andato a sbattere con il suo auto articolato di 180 quintali. La disavventura è capitata questa mattina, poco dopo le 10, in via 24 Maggio a Pesaro, all'altezza dell'incrocio con via Montegrappa. L'autista, un 26enne residente a Nova Feltra, ne è uscito illeso, ma i danni riportati sono ingenti, anche se ancora da quantificare. Infatti, a causa dell'impatto, si è rovinato lo scatolato posto a protezione dell'intradosso nella parte sottostante al cavalcaferrovia alto 4,20 m. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i pompieri di Pesaro che con l'autoscala hanno messo in sicurezza le parti pericolanti e le lamiere staccate e cadute a terra. I rilievi invece sono stati eseguiti dalla polizia locale che ha chiuso la strada al traffico per permettere le operazioni dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 e dell'Eli Ambulanza hanno soccorso un anziano sull'ottantina d'anni che nel pomeriggio di oggi è scivolato dalle scale della sua abitazione situata in via Alessandrini a Centocroci nel comune di Mondolfo. A dare l'allarme è stata la moglie che lo ha trovato ferito. L'anziano è stato trasportato al Torrette di Ancona, ma sono ancora sconosciute le condizioni dell'uomo che nella caduta ha battuto violentemente la testa. Nell'emergenza umanitaria in Afghanistan abbiamo il dovere di accogliere i profughi, i sindaci ci sono. Così il primo cittadino di Pesaro Matteo Ricci durante il dibattito conclusivo della Festa dell'Unità che ha visto protagonista anche il sindaco di Firenze Dario Nardella. Siamo a disposizione, senza distinzioni politiche, per mettere in campo una rete di accoglienza umanitaria, ha detto Ricci, non ci si può battere per i diritti a parole senza fare nulla. E oggi il Comune di Loreto ha individuato, in accordo con la Prefettura, le strutture ricettive per ospitare nel medio termine i profughi afghani, soprattutto donne e bambini. In particolare la città mariana mette a disposizione lo stabile delle ex Suore Orsoline, oltre ad altre strutture ancora in via di definizione. Il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, era stato tra i primi in Italia a dare la disponibilità per i corridoi umanitari per i civili in fuga in nome di una vocazione all'accoglienza prerogativa della cittadina, sede di uno dei principali santuari mariani della cristianità. E adesso invece parliamo del carnevale estivo. Ieri si è conclusa l'edizione estatica, così definita perché i carri ovviamente sono rimasti sempre fermi nei loro punti strategici. Il servizio di Filippo Pucci ci racconta un po' com'è andata questa edizione. La pioggia di sabato scorso ha slittato l'uscita dei carri allegorici prevista per le 6 del mattino in occasione del carnevale estatico a Fano. Dopo un miglioramento del tempo, alle 3 del pomeriggio, i grandi portoni degli hangar di Viale Piceno si sono aperti dando respiro alle opere dei maestri carristi. Tra qualche sprazzo di cielo azzurro e alcuni nuvoloni neri, le allegorie hanno poi raggiunto i punti stabiliti, ovvero la zona di Borgo Cavour e il Pincio. Il tutto si è svolto nel giro di poco tempo, grazie al lavoro dei trattoristi, dei volontari e la chiusura delle strade da parte di polizia locale e protezione civile.
Il clou dell'evento poi si è svolto durante la serata di sabato e domenica, dove ha visto la partecipazione di turisti ma anche fanesi e soprattutto bambini, con degli spazi dedicati tutti a loro. Anche se non hanno sfilato, sono stati apprezzati i quattro carri allegorici che hanno unito la satira ad un'interpretazione dantesca in chiave moderna. Come anche gli intrattenimenti tra musica, rievocazioni, giochi, spettacoli, caccia al tesoro e l'immancabile musica rapita. Non lo devo dare io, perché avendolo organizzato insieme ai miei collaboratori sarei di parte, però direi che il pubblico, i giornali, le televisioni ci hanno dato conferma che è andato tutto come doveva andare, ovviamente nel rispetto del periodo che stiamo vivendo, quindi siamo molto soddisfatti. Il carnevale estivo rimane un appuntamento riuscito se organizzato con i giusti criteri, un'opportunità per valorizzare soprattutto l'edizione invernale. L'evento estivo vorremmo ovviamente riproporlo, perché abbiamo capito che funziona. Ovviamente, se non saremo più nel periodo Covid, potremo essere più liberi di organizzare diversamente il carnevale, vedremo se ci saranno le economie per farlo. Tanto occhi puntati sulla prossima edizione del Carnevale Fanese, in programma per il mese di febbraio. Il Carnevale 2022 si concentrerà tutto nel mese di febbraio. Al momento ovviamente non mi pronuncio su novità eventuali, perché purtroppo le cose cambiano repentinamente in questo periodo. Di conseguenza vi aspettiamo ovviamente al Carnevale di Fano 2022. Verso mezzanotte e mezza invece i carri hanno raggiunto di nuovo i capannoni, dove torneranno di nuovo a riposarsi per poi uscire il prossimo anno con un nuovo tema e regalare emozioni a grandi e piccoli. Continuano ad arrivare in redazione le immagini di ortaggi giganti dei nostri telespettatori. Questa sera vi facciamo vedere la foto di una cipolla del peso di 850 grammi che è stata coltivata e raccolta dal signor Mario a Saltare di Colli al Metauro. E per chiudere apriamo l'album di Fano TV, l'album della nostra grande famiglia di telespettatori. Questa sera facciamo gli auguri a Giuliano Busca e Rina Volpini, che risiedono a Fano e che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio. Auguri dagli amici, dai familiari e naturalmente dallo staff di Fano TV. Fano TV che chiude qui questo appuntamento con l'informazione. Occhio alla notizia torna domani, ovviamente in prima edizione alle 20:30. Domani mattina invece c'è la rassegna stampa, il commento alla stampa del giorno in diretta, come sempre, alle 7. Arrivederci.